Vediamo se mi ricordo. Asia, Alessia e Mariana, Elenoir, Laura, Antonella? Antonella, No, Laura sì. Antonella, Laura. Laura, Elenoir, Gabriele, Bosco, Stefano, Andrea. Gabriele, Gabriele. Andrea, Bosco, Stefano e Valeria. Certamente, benissimo. Io sono appunto Mattraverso, mi occupo di formazione, di coaching, comunicazione e qua avremo la possibilità quest'oggi di imparare alcune tecniche di vendita della persuasione, perché forse alcuni di voi già sapranno che il vostro lavoro sarà la televendita. Wow, mi encanta. E anzi, a proposito, mi potresti fare una cortesia, Bosco e Stefano? E prendere la mia lavagna, la mia flip chart Di là? in magazzino. Ok. Sì, grazie. Quindi avremo la possibilità di imparare alcune tecniche, alcuni strumenti, alcune strategie della vendita, utilizzando appunto la comunicazione, la nostra comunicazione inconscia, verbale, paraverbale, non verbale. Sai che cos'è la comunicazione non verbale? Comunicazione Andrea? del corpo, comunicazione Perfetto. degli occhi, tutto Esatto, esatto. ciò che non comprende il linguaggio. Esatto. Gabriele, che cos'è la comunicazione non verbale? Tutto ciò che induce a pensare che una cosa è positiva, ma senza usare la parola. Senza usare la parola, perfetto. Quindi è il linguaggio del corpo, quindi è l'espressione del viso, quindi è anche il tuo livello di respirazione. La postura, la fisiologia, i movimenti hanno un impatto certamente, i gesti. E chi è invece che sa che cos'è la comunicazione paraverbale? Asia? Alessia? Paraverbale no. Mariana? Io lo so. Paraverbale va sopra le parole, cioè Utilizzando non parole dirette ma che utilizzando. inducono Un giro di parole. Sì, ad avvicinarsi al prodotto, la quindi. tonalità, Ah, il tono di voce. Secondo voi diciamo di più, trasferiamo di più per quanto riguarda il significato, con il tono o con la parola? con il tono. Laura? Sì, tono. Elenoir, tono. Elenoir, Anche per tono. me tono. Anche per te tono. E noi diciamo di più non verbalmente, Mariana, o verbalmente? Cosa pensi? Trasferiamo di più il messaggio, lo trasferiamo di più non verbalmente o verbalmente? Verbalmente. No. Verbalmente? Chi Non è che pensa non verbalmente? Ma scusami, nella Nella televendita o in televendita. generale? Televendita. No, In generale, anche in no, generale. No, sì, però non insomma, verbalmente. Assolutamente, non verbalmente. Il messaggio è. Sì. 7% della nostra comunicazione la trasferiamo attraverso le parole, solo il 7%. Il 38% attraverso il tono della voce, la tonalità, il 55% non verbalmente. Per quello che urlano tanto quando vanno alle televendite. Ecco, esatto, certo, quello è il paraverbale, quindi l'intensità L'intensità, emotiva. esatto. E già, infatti, voi intanto siete già degli esperti, dei maestri nella motivazione, che voi lo sappiate a livello conscio o meno. Poi magari qualcuno ha avuto anche delle esperienze specifiche nella televendita, forse Mariana, forse Valeria, più o Io ho meno fatto all'incirca. televendite un Ecco, po', appunto. non E tanto televendite. comunque siete lo stesso già dei maestri nella persuasione. Quindi ben sappiamo quali sono secondo voi i segreti, i principi fondamentali nel creare e l'avere successo nella televendita, nel riuscire a vendere qualche cosa, Intanto secondo voi? essere per primi convinti. L'empatia, Credo assolutamente, essere l'Elenoir. per primi convincersi che quello che Convinti di stai quello. esatto, che il Quello che prodotto stai che stai vendendo vendendo è ottimo, funziona, è il numero uno, è e indispensabile. quindi arriva il messaggio. Ottimo. Arriva il messaggio che è Ottimo valido. Come se avessi usato il Ottimo Valeria. prodotto e lo trasmetti agli altri nel positivo. Esattamente, proprio ottimo Laura, Valeria, assolutamente, in quanto l'80% della vendere è vendere a noi stessi. Quindi noi vogliamo influenzare innanzitutto chi? Il pubblico. Alex, per influenzare il pubblico, chi è che dobbiamo influenzare innanzitutto? Noi stessi. Noi stessi. Proprio la chiave del segreto per influenzare gli altri è influenzare chi in primis? Noi stessi. Noi stessi. Infatti vedremo anche quali saranno quando noi mettiamo in pratica questi principi. Altri principi oltre alla nostra certezza nel prodotto, perché noi magari già lo conosciamo o magari già lo apprezziamo o ci appassiona, ci piace il prodotto, abbiamo la facilità Di di
promuoverlo, perché noi dopo vendere è motivazione, è trasferimento di stato emotivo. Di necessità. Secondo voi noi compriamo in base alle necessità o in base a quello che vogliamo emotivamente? Quello che vogliamo emotivamente. Assolutamente. Cerchiamo di soddisfare un bisogno. Soddisfare un bisogno, Andrea, sì, che molto spesso è un bisogno, secondo non te. Non è necessario, ma è qualcosa, se pensi, per esempio... Il bisogno del superfluo. Lì dove veramente vendiamo tanto, dove si vende tanto. Pensa a Rolex, pensa alle Ferrari, pensa alla villa sul mare. La cos'è? La compriamo, perché ne abbiamo bisogno o perché la vogliamo? Noi facciamo gli acquisti in base ai nostri desideri emotivamente, noi facciamo l'acquisto emotivamente e poi lo giustifichiamo con la logica, vero Andrea? Ok, perfetto. Ora vediamo altre idee di cosa secondo voi sia importante. Importante l'entusiasmo e la noir? Sì, assolutamente. Assolutamente. È importante la nostra congruenza, Valeria? Sì, certo. Sì, fondamentale. Crederci davvero. Crederci davvero. Cosa vuol dire, Tanella, Asia, Alessia? Cosa vuol dire congruenza, Alessia, secondo te? Non lo so, perché non parlo tanto italiano. Benissimo. Bosco. Spagnolo. Ok, siamo sudamericani. Ok. Che cosa vuol dire congruenza, Laura? Che siano le parole adatte, che siano congruenti a quello che si fa, che siano adatte, che siano giuste. Perfetto, esattamente. Che quello che noi pensiamo, quello che stiamo dicendo e quello che stiamo facendo trasferisce tutto. Un messaggio unificato. Siamo congrui, quindi, con il messaggio, tutto ciò che è la nostra comunicazione non verbale, paraverbale e verbale trasferisce lo stesso messaggio. Deve essere. Allora questa persona è congrua, allora noi abbiamo più facilità a crederci a questa persona sì o sì? Sì, assolutamente. Certo. E allora, facciamo subito un esercizio in coppie per vedere quali sono certi aspetti che noi facciamo quando siamo in uno stato particolarmente notevole, ovvero attivo, potenziato, quando ci piace qualche cosa. Quindi ci mettiamo a coppie, due, per esempio, e due. Siamo in quanti? Siamo qua 11. Quindi ci sarà un gruppo di tre. Due. Ok, ci siamo? Ok. Allora, noi ci voltiamo verso c'è un gruppo di tre, voi tre, perfetto. E noi ci sarà A, B e C in questo caso, gli altri gruppi saranno A e B. Quindi A va in uno stato, ricorda un momento, parla di qualche cosa che lo appassiona, che ti piace moltissimo. Qualcosa che proprio solo al pensarci che l'hai già vissuta, una cosa pazzesca, può essere una vacanza fantastica, può essere qualcosa che veramente ti accende, qualcosa che ti piace particolarmente, qualcosa che ti appassiona, ok? Sì. E l'altra persona, B, cos'è che fa? Nota quello che fai dal punto di vista paraverbale soprattutto e non verbale, ma anche verbale. Nota questi aspetti che noi non siamo molto capaci a riconoscere i nostri aspetti, i nostri moduli non verbali e paraverbali. Così poi dopo lui ci dirà esattamente quanto durerà questo esercizio. Pochissimo, quindi un minuto e mezzo. Siamo tutti, qualcuno non l'ha capito, sì, Alessia? Sì. Capito. Ma ci dai già il prodotto, quello ancora dobbiamo decidere. No, ora stiamo pensando, ora ancora all'esercizio. Ripetiamo l'esercizio. L'esercizio, ricordiamo. Ricordiamo, una crema. Parliamo di qualcosa che ci appassiona. Con tutta, cosa, ovvero saremo quindi entusiasti, avremo entusiasmo sì o no? Avremo energia sì o no? Sì. Quando sì, dobbiamo preoccuparci di le altre persone, anzi più energia c'è, più coinvolgimento c'è, più un approccio esplosivo c'è, meglio è, ok? Meglio, più ci divertiamo, perché ovviamente anche chi è che sono i venditori più efficaci al mondo? Quelli i bambini, si vero? Sì. Oppure la nuova moglie che si è fissata l'idea di avere quella casa, riuscirà a venderla bene, che effettivamente la casa è di cui noi abbiamo bisogno, sì o no? Ovvio. Quindi immaginiamo esattamente, entriamo in quello stato. Pronti? 1, 2, 3, vai! Sono stata alla Marina di Scarlino, ho visto delle barche top. Quest'anno la voglio proprio cambiare perché io impazzisco per il mare di più. Quindi io voglio prendermi questa barca a motore, perché a vela è troppo impegnativa e poi quando ho la possibilità devo essere veloce per andare a fare il bagno, per farmi i giri. E poi devi capire una cosa, che quando noi eravamo lì al mare insieme, tutti insieme,
ci siamo goduti la vacanza in una maniera straordinaria. Ci siamo messi lì, abbiamo fatto tanti bagni, poi a un certo punto ci siamo tuffati l'uomo in mare. La cosa preferita è svegliarsi la mattina quando siamo lì, colazione, tutto apparecchiato, marmellata. Ottimo, perfetto, grazie, perfetto. Ora diamo il nostro... Complicato? Cos'era complicato? Mia mamma. Infatti, la cosa migliore sarebbe, infatti, poi al prossimo esercizio scambiamo, così almeno lo fai l'esercizio con qualcun altro che non conosci, ovviamente, la mamma, naturalmente. Allora, che cos'è che avete notato? Dite a, che appena si è espresso con qualche cosa che la appassiona. Che cos'è che avete notato di A quando stava parlando, stava raccontando qualcosa che la appassiona particolarmente? Dagli un po' di feedback. 10 secondi, 20 secondi di feedback. Devi dare il feedback. Cosa hai notato? Quindi mi ha trasferito una sensazione, ma bella è molto e Laura, che cos'è che hai notato in Stefano? Che Stefano aveva veramente voglia di salire sulla sua barca e veramente voglia di farsi un bagno fantastico al mare. Da che cosa l'hai capito? Dai suoi occhi, dal colore del viso che cambiava, dall'espressione che cambiava perché era sorridente al massimo e dal tono della voce perché gli occhi com'erano? Era esplosivo. Gli occhi erano luccicanti, brillavano. Perfetto. Che cos'è che hai notato, Gabriele? Ha parlato dei viaggi, quindi raccontando del suo ultimo viaggio che l'ha appassionata molto, sembrava che con i suoi pensieri fosse tornata veramente lì in Perù e quindi ha fatto venire voglia, bisogno di andare lì subito. Da cosa l'hai capito? Dal momento. Da cosa l'hai capito? Cosa l'emozione dei suoi occhi soprattutto, era proprio su un altro pianeta. E alcuni aspetti delle sue espressioni del viso? C'era una mano che parlava molto, cioè teneva il peso e la sostanza di quello che ha vissuto. Ottima osservazione. E Alessia, cosa hai notato? Chi è che parla? Ha parlato lei. Allora, lei diceva che questo qua aveva l'acqua organica, quindi era molto felice perché questo qua le faceva le labbra un po' più grosse, un po' più illuminante e dal suo sorriso ho capito che era molto contenta del suo prodotto. Molto significativo, molto importante, anche come certi aspetti del nostro viso, l'occhio si dilata, anche la nostra pupilla e così anche lo spessore delle nostre labbra, assolutamente. La prima cosa che mi ha detto Bosco. Sì, cosa ha detto Bosco? Questo. Cos'è? Che io gli ho venduto una, gli ho parlato della crema, di una crema che abbiamo provato. Bosco, cosa hai notato? Apre troppo gli occhi, il labio lo mette così. E vabbè, sto parlando di una cosa bella, di una crema che si può mettere uomo o donna, unisex che ti... E come l'hai, come l'hai riscontrato, come l'hai vissuto? Come... Sì, bene, quindi, l'ha venduto, no? Bene. Tu l'avresti comprato? Non so, ma perché sì, claro che l'ha comprato. Sì, la facciamo ieri sera. Benissimo. Ora cambiamo su Let's Switch, cominciamo in inglese, e voi soprattutto cambiamo, ovvero invertite, però loro vogliamo cambiare, magari voi vi conoscete, potete semplicemente cambiare. Asia con il posto di Mariana. Perfetto, benissimo. Altri ora come facciamo? Che lei ha parlato e io ho parlato. Sì, ecco, lei ha... Tu hai già parlato? Sì, tu io lei. Hai già parlato? No. Lei no. Allora, perfetto, possiamo... Allora, te con Mariana. Okay. Perfetto, ora ci siamo. Vendo lo sport. Asia e Mariana, Alessia e Antonella. Mi ricordo. Bene, 60 secondi, 1, 2, 3, lo stesso. Adesso invece è lui che ti parla di qualcosa che ti appassiona. Vai. Non dico la storica, però è blu, giallo e bianco. E solo il tavolo vorrei proprio sentire la sensazione di poter mettere. Palleggiare in aria, una sabbia, e tornare con le mani sulla sabbia. Ma poi in tutto il mondo, rete, cuore, emozione. Ma così
ci rendi conto Energia. Esistono questi posti su nell'Alto Adige dove complimenti, perfetto, benissimo, 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 benissimo. Ho fatto una partita io. Ah, sì. Quindi tipo ritiro. Che cos'è che hai notato, per esempio, Stefano, nella fisiologia e nella comunicazione? Che la prima cosa che farò, andrò in confessionale a chiedere un pallone da beach volley e una rete, perché lei impazzisce e mi ha trasmesso questa voglia, voglio andare a giocare a beach volley, perché è una roba che battute, è una roba allucinante. È la mia passione. Gli si sono illuminati gli occhi, gli si è ingrandita la pupilla e proprio mi ha trasmesso la voglia di giocare subito. Fantastico, benissimo. E che cos'è che hai notato, Valeria? A me invece, allora, Bosco mi ha parlato delle patate fritte, della sua passione, mi ha fatto venire fame, mi ha fatto capire che quello è il cibo più completo, anche se non è che si può mangiare tutti i giorni, però veramente quando lo mangi hai proprio la pace dei sensi, ti viene proprio perché è il cibo che mangiava da bambino e che quindi è poi un cibo completo e niente, mi è venuta fame. Quindi io gli ho detto, ma che marca di patate fritte mangi? Perché anche io le voglio mangiare. E il metodo dopo te lo dico. Complimenti. In particolar fatto modo benissimo, perfetto. Tutto con la mimica che lo mangia così, eccetera eccetera. Benissimo, perfetto. E che cos'è che hai notato, Eleonor? Allora, Andrea, quando parlava di questo luogo, un albergo, sì, in un'isola, ne ha parlato entusiasta, nei minimi dettagli, quindi ricordava il dettaglio dalla camera, dal materiale che era utilizzato nel design, no? Quindi nell'arredamento della camera, al cibo, quindi ogni piccolo particolare vuol dire che gli è rimasto impresso ed è una cosa che a lui ha segnato. Mm-hmm. Mentre invece per quanto riguarda Gabriele è ritornato nei luoghi. Lui ha descritto, si parlava di Alto Adige, questi luoghi dove è particolarmente Dolomiti, ed è ritornato là. Infatti ha avuto delle pause, perché è come se ritornasse indietro, no, con la mente, immaginasse il luogo e poi esprimesse, raccontasse quel luogo. Sì, noi siamo un'agenzia viaggi, se hai capito. Sì. Questo è il reparto viaggi. Vuoi fare la tua vacanza? Vieni da noi. Sì, perfetto, benissimo. Chissà, potrebbe essere un prodotto che venderete. Però lo testiamo, Max. Poi vediamo esattamente quali sono. E che cos'è che hai notato in questo caso? Allora, ho notato il sorriso di Marianna mentre raccontava di questo viaggio in Thailandia mi ha invogliato ad andare lì, perché ho visto veramente la sua felicità, i suoi occhi che erano strafelici, straaperti e il suo corpo che cercava di comunicarmi tutte le emozioni. Perfetto, ci siamo. Osservazioni? Sì, allora Antonella mi raccontava del suo hairband, perché se non hai tempo per fare i capelli ti metti solo l'hairband al volo, però non è solo un hairband, perché ci sono anche i fiori che le ricorda tanto dell'estate e poi si è cambiato tutta la faccia, rideva, gli occhi luminosi, quindi questo hairband veramente... Che cos'hai notato quando lei ti parlava di questo hairband? Che cos'è che hai notato magari nella sua comunicazione non verbale? Che era felice. Da cosa l'hai capito? Dagli occhi, dal sorriso, okay, perché perfetto. Sorride. Che occhi, come l'aveva occhi? Più chiusi o più aperti? Più aperti, okay. tipo interessata ovvio, a quello che diceva. Noi prendiamo nota di quello che facciamo quando siamo entusiasti, quando siamo appassionati di qualche cosa. Altre cose hai notato nella sua fisiologia? Aveva dei movimenti più lenti o più magari veloci? No, era tipo interessata a farmi vedere la erba. Così, quindi usava questi gesti, ti coinvolgevano sì o no? Sì. Perfetto, benissimo. Ok, adesso ora abbiamo visto qual è il valore di questo esercizio. Il valore di questo esercizio è quello di capire di più della nostra comunicazione non verbale, paraverbale, di quello che facciamo quando siamo in uno stato intenso, in uno stato potenziante, in uno stato notevole, uno stato che è
quello che poi già utilizziamo di più secondo noi, secondo te, Gabriele, utilizziamo di più delle nostre risorse interiori quando siamo, tra virgolette, felici o entusiasti o meno? Sì, enormemente. Molto di più, sì, assolutamente. Sì. Quindi assolutamente, quando c'è qualche cosa che ci appassiona, noi utilizziamo di più delle nostre risorse interiori. Questa è la chiave proprio per essere efficaci, persuasori, persuaders e ovviamente anche venditori nella televendita, che appunto vi occuperete in questi prossimi giorni. E un altro elemento, un altro motivo per cui abbiamo fatto questo esercizio è perché quando noi abbiamo incominciato a parlare di qualcosa che ci appassionava, ti sei sentito progressivamente meglio o peggio, Andrea? Meglio. Meglio. Molto meglio. Eleonora, meglio. Quindi perché? Io sono perché, rinata. Esattamente, Eleonora. Assolutamente. Perché? Perché, grazie della lavagna, il nostro comportamento, lo chiamiamo behavior,